Gianluca Iachini si parte in Serie B2 dove la squadra è tornata, ma è un primo impegno importantissimo contro il Bari, se ricordo bene, sabato alle 18 al Palaroma. Questo è l'appuntamento. Tu hai tanta esperienza, ma l'emozione c'è sempre. Sì, veramente è come se io personalmente avessi ricominciato da zero, perché mi ero fermato un po'. Torno in B2 dopo diversi anni, effettivamente un po' di emozione c'è. State facendo belle cose voi della Cetias Montesilvano, anche a livello strutturale della società. Soprattutto, a noi quello che interessa soprattutto è la struttura, strutturarci per un domani migliore, ma soprattutto per la città che merita quello che, insomma, merita palcoscenici ben diversi. Parliamo di ciò che a un allenatore interessa di più. Che squadra hai tra le mani? Innanzitutto ho tutta la squadra dell'anno scorso. E quindi questo è importante. Confermatissima, è importante per ripartire. In più abbiamo messo tre innesti, naturalmente tre innesti che non sono capitati per caso, li abbiamo scelti rispetto a certe caratteristiche, quindi anche per questo devo ringraziare la società, perché assolutamente ha fatto tutto quello che bene o male ci eravamo prefissati. Li vogliamo citare velocemente, solo citarli così? Sì, c'è un nuovo attaccante, Valentina Soppelsa, che arriva da Oristano. Poi c'è una nuova palleggiatrice che è Marianna Ferretti, che l'anno scorso giocava a Teramo, ma è del Giulianova. E poi c'è Olena Di Pietro, anche lei del Giulianova, un attaccante mancino che mi serve un po' per variare un po' le situazioni. In un flash, obiettivo salvezza o qualcosa di più? Subito la salvezza e soprattutto la stabilizzazione della categoria, perché è importante poi anche per tutto il movimento pallavolistico avere più squadre in questa categoria e oltre, anche per dare un po' di spinta a quello che c'è sotto alla base. E poi vediamo com'è questo girone, che mi sembra abbastanza duro.